Premetto che non credo che la Francia si muova senza l'avallo degli americani e dei tedeschi, di questo sono abbastanza certo e convinto. Io credo che al di là dell'operazione che magari è nazionalistica, come è stato detto, io credo che comunque non si possa far finta di niente. L'Europa sta facendo finta di niente ad una situazione dove vengono praticamente ammazzati 11 cristiani al giorno. In una situazione dove siamo a rischio attentati in terrorismo in tutta Europa, ad una situazione dove c'è lo Stato islamico che persegue i cristiani e dice che vuole e sta ampliandosi e dice che vuole venire in Europa a fare un po' di A fare un po' di attentati. attenzione. L'Europa è ferma, completamente immobile. Sono 2 anni che praticamente la situazione è questa e sta andando avanti con un ampliamento dello Stato islamico, con tutti i pericoli del caso. L'Europa non ha una posizione, non prende una posizione decisa. Io credo che sia l'intervento di Putin sia l'intervento dei francesi possa comunque a questi interventi possano conseguire comunque delle decisioni, ma che siano decisioni forti e vere. Non si può far finta di niente come fa il Presidente del Consiglio dicendo ma vediamo, ma faremo. Una presa di posizione da parte dell'Italia ci deve comunque essere. E questa presa di posizione manca una presa di posizione dall'Europa. Io mi chiedo, ma la Mogherini cosa l'abbiamo mandata a fare?